Noi usiamo tutti i ringraziamenti per te, perché adesso per arrivare la persona più meno ringraziabile del mondo. Allora che aspetto qui con la vertebra che... Lei è gobbo? Ma stai zitto, cosa vuoi sapere tu della gobbezza? Allora, boia cane impestato. Chi è lei? Dante. Dante. Ah, ecco, ok. Lo volevo presentare. Ma no, che presentare che questa è casa mia. Allora, io sono un anziano semplice. Sì. Allora, mi piace il sapore di tabacco e vino in bocca. Dal nulla. Arriva qui, si presenta. Sono un uomo semplice, mi piace il sapore del tabacco e del vino. Sì. Invece sai che sapore c'è qui? Cosa c'è? Di merda! Perché? Sapore di ascella giovanile. Ma quella come? Inutile! Coi peli talmente molli che sembrano alghe bagnate sulla riva di Biome. Ma che romantico, ma... Però... Schifosi! Guarda l'ormone brufoloso! Non faccia così, adesso diciamo anche la verità. Lei qua ormai è di casa. Cosa è? Che bello! Come siete gentili! Le mammine vi hanno educato a essere ospitali! Peccato che questa è casa mia! Ah sì? Come sì! Onde Furlane era casa mia almeno. Era... La radio è stata costruita intorno a me. Come la banca Mediolanum, quindi lei. Ma da chi pensi che abbiano preso il detto? Ovvio, da lei. Chiaro. Comunque, qua in radio, finché c'era la folklore, la musica folklore, bene. Sì. Ma adesso, sai cosa sento? Solo continuamente le vostre voci fanciullesche. Oh, però vedi, poeta. Però vedi, Popotto, almeno in fondo lui è... Dante è anche tenero, un cuore tenero, ci dà dei fanciulli. Siamo poi sei fanciulli. Sì, i fanciulli del diavolo! Vergogna! Una volta, comunque, sta casa è marcia. Una volta le case le facevano con la calce viva! Viva! Cosa vuol dire? Ballava da tanto che era viva! Ballava! Era una roba... Con la malta era la base. Ovvio. Non ormai. Come oggi. Oggi la casetta ecosostenibile. Prende in giro e poi tutti a torco i vestiti di petrolio e mangiano solo catrame in case che dentro hanno centrali nucleari di telefoni, monitor, ripetitori. Ho un pupo al posto del ciuccio oggi. Sai cosa danno? Cosa danno? La SIM. Ma che sarei di SIM? Sì. Ma lei non sa cosa vuol dire SIM. Quelli c'hanno scorie elettromagnetiche. Cavolo, hanno più scorie elettromagnetiche loro di quelli che io ho nelle balle. Che scoriale. Uomini fatti di tumori. Vergogna. Se ecco. Famiglie, vedo mia nipote, no? Ma se chi altro mi fa, ma se chi altro hai caldino, oh fa caldo, accendiamo il nostro ventolino, mi fa. Hai caldo, gli ho detto. Vai a vivere in Antartide con le foche monache come te. No, ma perché così? Vergogna. Il sangue del suo sangue. Zitto. Scusi. Che questa spreca energia per avere l'arietta. Se ti mani un pet, non le compagni. Arietta. Vergogna, cos'è? Vabbè. Ci lascia? Allora, no! Dobbiamo chiudere, adesso c'è... stufo di tutti! Guarda, c'è già il Piotr che aspetta di là, a casa sua, poi è entrato anche lui, vada pure avanti e finisca. Oh, stai zitto così finisco! Ok. Vi lascio con un detto del saggio. Oh! Per i giovani che non capiscono un cavolo! Il saggio chi? Sono io! Ah, ok, scusi. Babbana! Babbana? Ecco qua il detto. Allora, sì. Se risparmi l'energia, la gazzella... sicuramente la porti via. Cosa vuol dire? Ma se tu starai stanchino, comunque potrai sempre berti un buon taglio di vino. Che fa solo rima, che romagnolo, ma... Non dimenticare tua sorella, perché quella fa la monella. Ma non c'è contenuto, solo rime. Tutti in coro, noi vecchi urliamo: mettete un soldino nel salvadanaio, signori. Grazie, signori. Siamo arrivati all'apice. Quasi io quasi innamorato di Dante a questo punto. Ma neanche Marinetti faceva delle cose più insensate. Allora, signore e signori, ringraziamo anche il nostro Dante.